E allora, partiamo proprio dagli approfondimenti, Luca, perché domenica, tra le poche in realtà gare che si disputeranno in Serie D, ci sarà quella della Team Altamura. Già, perché purtroppo tra le incognite con cui fare i conti per ogni club ci sono le positività al Covid. Team Altamura, che era stata ferma al palo nello scorso turno, scenderà invece in campo domenica al D'Angelo contro il Sorrento. Infatti sono stati resi noti i risultati del secondo giro di tamponi effettuati martedì da tutta la rosa, lo vedete nel comunicato della Team Altamura, tutti negativi. Team Altamura Sorrento allora in diretta Facebook sulla pagina ufficiale della squadra murgiana. Parliamo allora in collegamento Skype col direttore sportivo della Team Altamura, Massimo Martelli. Buonasera, direttore. Buonasera a tutti. È stata una settimana particolare, possiamo dire così. Finalmente tornate a pensare solo al calcio giocato. Diciamo due praticamente. Naturalmente la prima è andata via nell'attesa, diciamo, del primo tampone, poi la seconda nell'attesa del secondo, però per fortuna già la negatività vocale ci è stata data martedì, quindi abbiamo incominciato degli allenamenti di squadra, successivamente poi quello ufficiale oggi. 3 giorni quindi di lavoro sulle spalle, diventeranno 4 poi con la rifinitura prepartita. Si va ad affrontare tra l'altro un avversario in grande forma, un avversario che non possiamo più definire neanche una sorpresa, perché il Sorrento ormai è una realtà di questo girone H. Sì, effettivamente una squadra solida, una squadra che sicuramente darà filo da torcere e verrà qui naturalmente per portare la posta in palio nel complesso dei 3 punti. Comunque noi, nonostante i pochi giorni di allenamento, cercheremo di fare la nostra partita. Comunque l'abbiamo preparata nel migliore dei modi, anche nei pochi giorni che abbiamo avuto. Ci sarà sicuramente una bella gara, come lo è sempre al Torino d'Angelo. Ecco, direttore, l'incognita è solo fisica per quanto riguarda i ragazzi o anche un po' psicologica, perché poi alla fine si affronta un avversario come il coronavirus che sta toccando purtroppo tante persone, ma insomma è inedito per tutti. Beh, credo che sia fisica più che altro, psicologica forse sono un po' più contenti i ragazzi di essersi tolto di dosso questo scrupolo del tampone. Ormai sono tutti negativi, speriamo bene di qui fino alla fine, spero, del campionato. E niente, così credo che psicologicamente si entri in campo più tranquilli e pronti almeno e contenti di dover giocare. Ultima battuta, si gioca perché in settimana la Serie D si è espressa con una votazione online dove ha prevalso appunto il fronte di chi ha chiesto di andare avanti. Sarà così però, direttore, per la seconda settimana di fila nel gruppo H non si giocano 5 partite. Voi auspicate un piccolo cambio di protocollo perché l'impressione è che andare avanti con questo ritmo vada a provocare un calendario sin troppo ingolfato. Beh, credo che ormai dobbiamo allinearci ai protocolli dei professionisti, visto che siamo rimasti solo tra i dilettanti la Serie D. Quindi credo che la Lega ci debba comunque aiutare sotto l'aspetto economico dei protocolli di sicurezza. E quindi magari facendo tamponi più di una volta con la collaborazione della Lega Nazionale Dilettanti potremmo allinearci almeno ai canoni dei professionisti e quindi andare avanti secondo il loro ideale, che è quello che una volta scovato tra parentesi il positivo si debba andare avanti e continuare. E in effetti sembra questa la sensazione prevalente tra i club di Serie D. Per ora grazie a Massimo Martelli, direttore sportivo della Team Altamura, e buona preparazione della gara di domenica. Grazie a voi, buona serata.